Ciao a tutti, tutte e tutto. Oggi siamo qua per parlarvi di una nostra iniziativa, il progetto It's Right to Have Rights. Ma in che cosa consiste? Bene, abbiamo intervistato delle persone appartenenti a gruppi di minoranze, ovvero donne e membri della comunità LGBTQ+, residenti o provenienti da diverse parti del mondo, che ogni giorno si trovano a dover convivere con la discriminazione, l'oppressione e... purtroppo anche la violenza. Il nostro intento è quello di dare voce a queste persone, lasciandole libere di raccontarci le loro storie. Per ovvi motivi abbiamo deciso di fare le interviste in inglese, visto che non tutte le persone conoscono l'italiano. Quindi sì, cari ascoltatori e ascoltatrici, questa sarà l'unica volta in cui ci sentirete parlare in italiano. Beh, forse. Ma magari vi starete chiedendo, sì ok, ma voi chi siete? Bene, noi siamo tre giovani, Fabrizio, Michela e Aya, che si sono conosciuti al Centro Studi Sereno Regis di Torino, durante il loro periodo di tirocinio, piuttosto che servizio civile ed europeo. Innanzitutto io sono Michela, ho 24 anni, questo però sulla carta. Per quanto mi riguarda, ne ho ancora 19. Inoltre sono nata in un piccolo paese in provincia di Bergamo e ora sono una studentessa magistrale in Scienze del Governo all'Università di Torino. Le mie passioni infine sono viaggiare, il femminismo e beh, ovviamente la pizza. Ciao, io mi chiamo Fabrizio. Oggi offro il mio supporto tecnico alle interviste, mi occupo di teatro e sono volontario in progetti di coabitazione giovanile, anch'io a Torino. Mi piacciono i dolci e le foto vintage. Vabbè Fabri, lasciamoli andare adesso, ci ascolteranno già due volte a settimana. Sì, però almeno diciamogli dove. Sì, però non devi farmi fare figure, siamo in diretta Fabri. Ci troverete su Spreaker e sul profilo Instagram Right Now. I'm in the Greek. I do. I'm in the Greek. 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 I'm in the